Domenica 4 novembre, al Cineteatro Boradi Gioiosa Marea, davanti a una gremita cornice di pubblico, si è tenuta la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario Il Murgo Gioiosano. Alla bella manifestazione, presentata dall'avvocato Vincenzo Amato e organizzata dall'Associazione Donne in Circolo, hanno preso parte, in qualità di giuria d'eccellenza, personalità del mondo della cultura locale e nazionale, come Francesca Mari, giornalista del Mattino di Napoli, Valerio Barghini, giornalista del Giornale di Milano, Simone Nardini, regista e sceneggiatore milanese, e Italo Zeus, apprezzato regista siciliano. La gradevole serata è stata ulteriormente impreziosita dagli allegri e coinvolgenti intermezzi musicali dell'originalissimo intrecciatore di poesia e musica Vittorio Cera e del maestro Salvatore Ferrisi. La premiazione ha visto primeggiare Linda Truglio nel settore poesia e Rosanna Accordino nel settore narrativa. Che va proprio in questa direzione e ne sono di Napoli. Di apprezzarlo con analisi molto puntuali, si occupa anche lei di cronaca, cultura, e quindi poi tra l'altro viene da Napoli, che dal punto di vista, diciamo, dell'ambiente culturale sicuramente non è seconda, forse una delle prime, dal punto di vista ambientale una delle migliori realtà del mondo, quindi anche lei la ringraziamo per essere qui presente. Poi abbiamo il regista Italo Zeus, non ha bisogno di presentazione, diciamo, per metà sicuramente gioiosano, poi ci ha lavorato, ha fatto diverse opere, cioè, si può dire che è un patrimonio del territorio, oltre che di un contesto più ampio, giovane regista emergente, ha fatto tutta una serie di opere cinematografiche di gran pregio, quindi anche lui lo ringraziamo per la presenza. Ma non per ultimo, come si usa dire, il regista Simone Nardini, regista e sceneggiatore che si è formato, mi diceva prima parlando, al Centro Teatro Attivo di Milano, giusto? Dicevo bene, scusate, io in queste mie veste di presentatore ho detto, abbia tanta dimestichezza, modo di occuparsi anche con degli stage istituiti a Los Angeles di recitazione, dicono che è una persona dell'altissimo profilo per quanto riguarda le attività cinematografiche e teatrali, soprattutto teatrali, e tra l'altro poi alla fine è disponibile. Occhi miei videro battaglie e guerre tra popoli, personaggi fantastici, miti e leggende disegnano su pagine inciallite vite di re Artù, cavalieri e galli con gli stivali. Paura e sgomento, gli eventi danno ai fanciulli che odono storie di terrore e fantasia, di mostri e creature invisibili nelle notti dove la tempesta, accompagnata da tuoni e fulmini, batte alla loro finestra. Lieto fine concludono fiabe e favole sotto l'incredule curiosità dei bambini davanti a tanta magia e incanto che accompagnano sogni di Peter Pan e Capitano Cino. E anche l'ultima pagina si è consumata sotto i miei occhi illusi da tanta fantasia e magia, mentre l'ultima fiamma di una vecchia candela brucia il suo ultimo soffio di vita. Perché tutto questo è semplicemente fantasia. Dormire all'ombra di un nuovo giorno. Vengo dalla tenebrosa notte a chiedere alla tua gelida e inquietante torba. Dove sei? Dove ti troverai se mai ti cercherò? Il soffio del tuo alito inebria ancora gli acerbi prati in fiore, annebbiati dal profumo dei tuoi anni mai vissuti. Desti i miei pensieri nel sole. Culli il mio sogno nella speranza di rivederti ancora, e per sempre ti dondoli nell'incertezza delle scelte non condivise. Risponde solo la solitudine, e il silenzio, e la fioca voce della mia ombra. Quando il tuo polline disseminerà nell'infinito,
ove cresceranno vane le speranze. Quando il tuo sorriso illuminerà i vuoti spazi, ove tutto sfavilla di vera vita eterna. Le sincere anime nobili, e mentre nascosto aspetta l'attimo fuggente, l'astuzia del cuore lo rende insofferente. La vittima ignara si avvicina, aprendo le finestre, lasciando la spada e l'elmetto fuori dalla porta e dal cassetto, abbandonando ogni utile protezione. L'anima, morsa a pezzi di fioretto, scivola agli occhi per finire sul petto. Cambiano le lingue, cambiano le case, cambiano le ore. L'infinito celeste è molto da terra, spesso è finito. Quando è bianco e quando è nero. Tanta attesa troverà che non parla mai. Quasi sempre puntuale, non felice in tutto il mondo, in uno di noi. Come un amico che ritorna, come una preghiera semplice, col cuore affettato da un bimbo che ingenuamente non sente la mare ad un vecchio scrittore. Tu levi da testa, e mi dici che sposi un barone, e mi dici che sposi un barone. Senti capire che bucuriranno quanto di già non poteva scappare, e con un buono si maritava, passavo tempo ma non cacciava, d'aria do mare chi già li parrava, e ci contava suo male ventura, e ci diceva tu so pescatori, passavo tempo e di luna spareva come un filo di luce lontana, capre sua indu si è bastutando, capre sua indu. Persino lontano, al di là dal mare, si vedevano le luci su quelle montagne. Ma sì, poteva farci un giro tra i tetti delle case. Come era solito, si lasciò cadere, dispiegò le ali e il silenzioso, non meno di un sogno, attraversò la vallata. Riemersa in un angolo di luce, riposta in uno scrigno di memorie, riappari, vinto l'inganno del tempo, a picchiare sull'anima marmorea come il cameo al centro di una croce, e mi dici dei giorni che si chiusero sopra i tuoi giorni, quando mi parlavi, quando eri scorta, quando eri mano e voce ai miei fragili passi, ed eri attenta, tu, figura ora intatta, nei miei occhi, ad ogni mio respiro, e i tuoi silenzi discreti erano amore senza tempo. Ti ritrovo in questo mio silenzio, tra queste dita che tiranno vita, come quando venivi a capezzare, per risvegliarmi, padre, la nuova vita. Voglio esprimere i miei complimenti, soprattutto all'associazione Donne in Circolo, che ha organizzato così bene questa prima edizione del premio letterario per il Murgo. E è una cosa eccezionale, perché a Gioiosa la cultura ha bisogno di queste iniziative, c'è un substrato notevole che deve essere valorizzato, e questa è un'iniziativa che va proprio in questa direzione e ne sono felice. Questa manifestazione. Io adoro Gioiosa Marea, che frequento prima per lavoro e poi come turista dal 1988, per cui un pochino la conosco, e credo che questa sia un'iniziativa unica, più unica che rara,
in questo mondo dove spesso tendono ad allontanare la cultura perché devono farci pensare al dio denaro, e invece con la cultura si riescono a superare brillantemente anche magari momenti di crisi economica come questa, ed è alla base di tutto. Soltanto una piccola riflessione, oggi parlando con Giuliana, so che qualcuno, qualche componente locale che avrebbe voluto careggiare, appunto careggiare usando questo verbo forse un po' antipatico, però partecipare al concorso, e non l'ha fatto perché si è un po' spaventato dalla nostra presenza. Ecco, se questo qualcuno è qui presente in sala, io vorrei che vorrei solo dire, siamo persone come voi, oltre che gioiosano, sono comunque siamo persone come voi, non fate spaventare giornalisti, registi, e spero che queste persone, questi autori, questi talenti. Buonasera a tutti, questa è la prima volta che io vengo a Gioiosa Marea e c'è stato questo connubio col posto e connubio poi col livello culturale del posto, che mi è sembrato molto alto dal livello delle opere che abbiamo analizzato. Infatti diciamo è stata una scelta molto sofferta sia per la categoria della prosa che per quella della poesia. Ovviamente mi sembrava strano che non ci fossero un plauso, ovviamente anche io mi associo all'associazione che ha promosso questo concorso, perché in un territorio del genere che dà tutte queste ispirazioni mi sembra strano che non ci fosse un concorso letterario, e quindi ben venga questo concorso per la promozione della cultura, come hanno detto, ma per tirare fuori questi talenti, questi giovani che molto spesso non hanno occasioni per poter tirare fuori il proprio estro, e magari rischiamo proprio dal punto di vista culturale di avere persone mediamente brave che hanno delle occasioni e persone veramente brave che devono portarsene a casa. Quindi spero anch'io che ci sia un seguito a questa iniziativa, come a tante altre che promuovano il territorio e la cultura e ci incitino a leggere e a scrivere di più perché si legge poco. Grazie e buonasera. Ha bisogno di presentazione, a te la parola io. Allora, innanzitutto volevo dire una cosa che aveva detto il mio collega giurato, che le mail, quindi le opere, ci sono state consegnate senza il nome e cognome dell'autore, quindi l'abbiamo letto indipendentemente dal fatto che comunque io qualcuno lo conoscevo, però non sapevo che il pezzo era stato scritto da lei o da lui. Quindi è stato un giudizio completamente limpido, nel senso che più o meno siamo stati d'accordo tutti sul tipo di gradimento dei vari scritti, e tutti e tre, sia nella poesia che nella prosa, avevano delle caratteristiche completamente differenti, e quindi bisognava scegliere in base anche ai gusti personali, ma anche a un futuro editoriale, diciamo. Ci è sembrato che questi due premiati abbiano delle buone chance a livello proprio di produzione letteraria, anche se gli altri hanno delle caratteristiche molto particolari. Io sono presso al MUR, la storia di Gioiosa, ormai da 2 anni quasi. Abbiamo girato metà del film che riguarda sempre il Murgo e spero entro il prossimo anno di finirlo. Quindi conosco bene la tradizione, ho apprezzato moltissimo lo scritto del ragazzo di 26 anni, perché le storie delle mie colline, che è stata veramente perché comunque ha trattato la tradizione senza folklore, ma utilizzando un linguaggio e delle metafore molto particolari anche da seguire, mentre lo spazio silenzioso ha, per quanto riguarda il mio settore, un approccio molto cinematografico e potrebbe essere una cosa da poter realizzare in futuro, perché comunque ha delle immagini e anche una storia che intriga. E comunque complimenti ancora a Giuliana e a tutto l'entourage e all'organizzazione di questo premio, che è veramente di alto livello. Grazie.
Io volevo semplicemente ringraziare gli intervenuti, è veramente un piacere vedere una sala così proprio piena. È un piacere perché, come appunto hanno detto tutti, la cultura è un elemento importante della nostra vita e se sono sicura che il prossimo anno potremo riproporre la seconda edizione del premio letterario Il Murgo Gioiosano, approva proprio che quello che noi offriamo è veramente un prodotto gradito e certamente di qualità. E colgo l'occasione proprio per ringraziare quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione. In primis voglio ringraziare l'amministrazione comunale nella persona del sindaco, il dottor Edoardo Spinella, che ha sposato subito la causa e proprio ci ha regalato, ci ha dato la possibilità appunto di poter effettuare questa manifestazione in questo bellissimo teatro. Siamo con Giuliana Scaffidi, componente dell'associazione Donne in Circolo, che ha organizzato questa bella manifestazione. Le chiediamo le impressioni e se è contenta del risultato di questa manifestazione. Guardi, intanto siamo un gruppo di, composto da 9 donne e tutte insieme abbiamo messo in circolo ecco, questa bellissima manifestazione che appunto avete visto voi, era stracolma di gente, piena di contenuti. Non posso che veramente dichiararmi soddisfatta perché non si era mai vista una così tanta partecipazione, non si era mai vista una forma così imponente sia di partecipazione al concorso ma anche partecipazione di pubblico.